7 mesi, quando va bene, per avere la patente di guida. Padova è la provincia del Veneto in cui i tempi burocratici per ottenere il permesso di guida sono i più lunghi. E tenuto conto che la patente di guida diventa anche fondamentale per trovare occupazione, io penso che questi tempi debbano essere al più presto ridimensionati, sicuramente. Il conseguimento di una patente di guida oggi è diventata un'odissea. Basti pensare che ci sono circa 2.500 esami teorici arretrati da fare e altri 4.000 esami di guida che devono essere fatti. In Corso Spagna, sede della motorizzazione di Padova, il personale è all'osso. Protestano le autoscuole che dicono di non avere più nemmeno loro, da tempo, un accesso più rapido agli uffici della motorizzazione. 3 mattine per le agenzie, 2 per i privati. Il nostro cittadino che viene a farsi la patente non sappiamo mai cosa dirle. Quando arrivano ci chiedono, ma quando, no guardi, mi chieda tutto, io le posso rispondere su tutto, ma non posso dare una risposta. La tempistica, come tempistica non abbiamo proprio possibilità di dirle proprio niente. Gli ingegneri addetti agli esami raramente sono in numero sufficiente, denuncia l'UNASCA. La maggior parte dell'anno sono pochissimi. Anche i collaudi hanno tempi molto lunghi. Il personale andato in pensione non è stato rimpiazzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ma non si potrebbe fare almeno le pratiche dal sito internet della motorizzazione? Non funziona e bisogna più delle volte venire qui e parlare con l'usciere per prendere un appuntamento. Pensate il disagio delle persone che dovrebbero anche fare tutte queste trafile e in più andare anche alla commissione medica locale quando si trova ad essere una persona con delle disabilità, dove il mezzo di trasporto in sicurezza e con tutte le carte in regola deve essere assicurato. Quindi l'appello è veramente forte, bisogna risolvere questa situazione.